a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di Sumitomo Chemical. Oggi parleremo di olivo, andremo a vedere gli ultimi trattamenti a disposizione prima della raccolta, gli importantissimi trattamenti, interventi che si possono fare nella fase autunno-invernale. Oggi con noi ringraziamo, avremo Marco Miarini, il dottor Marco Miarini. Grazie, buonasera a tutti, grazie Ignazio. Ecco sì, mentre Ignazio parlerà della parte della difesa, questa del pre-raccolta, insieme poi affronteremo la fase del post-raccolta. Oggi l'argomento, abbiamo detto, è l'olivo. Abbiamo visto l'olivo già altre due volte nel corso dell'anno. Abbiamo avuto una sessione dedicata al problema della mosca olearia a maggio e poi a giugno abbiamo fatto un altro appuntamento dedicato soprattutto alle malattie fungine e batteriche che colpiscono l'olivo, con un richiamo anche ai principi della nutrizione. Oggi andremo a vedere all'inizio, approfondiremo il discorso della mosca per quanto riguarda l'ultima fase del suo ciclo. Avevamo detto a maggio appunto che possono essere tre le generazioni della mosca, delle generazioni dannose, e adesso siamo nella fase in cui può verificarsi l'ultima generazione. È una generazione può essere particolarmente dannosa, perché adesso le drupe delle olive sono molto attrattive per le femmine che vi depongono. E soprattutto dopo le piogge che ci sono state un po' in tutta Italia, abbiamo le drupe piene, gonfie d'acqua, e quindi le mosche presenti possono causare grossi danni, appunto, soprattutto in vista della raccolta. Le temperature, soprattutto negli areali del centro-sud Italia, sono purtroppo molto favorevoli alla mosca. Abbiamo il volo degli adulti, come avevamo detto a maggio, e inizia già a 14-15 gradi, quindi abbiamo una presenza di adulti molto, molto probabile. E abbiamo anche l'optimum per la deposizione delle uova e per l'attività delle larve. Quindi questa fase bisogna stare molto attenti. Per stare molto attenti intendo soprattutto continuare con l'attività di monitoraggio. Monitoraggio che immagino non sia mai cessata per la preoccupazione appunto di infestazioni di mosca. E monitoraggio da portare avanti sia nei confronti degli adulti con trappole attrattive, sia delle larve all'interno delle drupe, quindi con i campionamenti delle olive. Quanto riguarda le trappole attrattive, vi ricordo le due soluzioni a disposizione nel catalogo Sumitomo e Siapa. La Color Trap è una trappola cromotropica gialla che attira sia i maschi che le femmine, indistintamente, mentre la Holy Trap è una trappola attivata a feromone specifico per cui attrae i maschi. Con queste trappole, appunto, è possibile monitorare l'andamento dei voli e va integrata con il campionamento delle olive per verificare lo stadio delle eventuali larve. Abbiamo visto già a maggio appunto la novità dell'anno, che era il kestrel, aveva appena ricevuto l'estensione del suo olivo. Lo riproponiamo adesso per la sua caratteristica di avere 7 giorni di intervallo di sicurezza, quindi anche se siamo vicini alla raccolta, kestrel è sicuramente la soluzione più flessibile da impiegare in questo periodo. Rivedremo brevemente anche Caimosorbi, che sicuramente può essere un'altra arma a difesa dalla mosca, anche se ha 14 giorni di intervallo di sicurezza. E poi la ProTrap, ricordiamo, era la trappola Track and Kill, anche questa introdotta quest'anno, impiegabile in agricoltura biologica, che dovrebbe essere già sugli alberi, diciamo, perché il periodo di applicazione era tra giugno e luglio, la durata di 4 mesi, e avevamo consigliato eventualmente un rinforzo nelle situazioni più gravi di presenza di mosca verso agosto. Quindi, considerando appunto l'efficacia tra 4 mesi, dovrebbe essere ancora in campo
efficace. Per quanto riguarda Kestrel, ricordiamo la sua formulazione, è un acetamiprid concentrato di 100 grammi litro, formulato come concentrato solubile, registrato su tignola e su mosca, su entrambi gli insetti più gravi per la coltura dell'olivo. La dose varia da 0,35 a mezzo litro a ettaro. Considerate che facendo il conto in termini di principio attivo per ettaro è il formulato che garantisce la maggiore quantità di principio attivo distribuito. I giorni di carenza sono 7 appunto e i trattamenti sono 2, quindi chi non ha ancora impiegato questi due trattamenti durante la stagione si ritrova due trattamenti anche abbastanza vicini alla raccolta disponibili per difendere le olive prima della raccolta. Kestrel è un insetticida attivo sia per ingestione che per contatto e sugli adulti abbiamo appunto l'effetto contatticida che può essere sia diretto che indiretto. Diretto quando la mosca viene colpita nel momento della distribuzione del prodotto e indiretto quando si posa su dei tessuti che sono stati trattati precedentemente col prodotto, quindi un effetto residuale. Per quanto riguarda le uova abbiamo un'efficacia soprattutto quando le uova vengono deposte sulle superfici già trattate, l'efficacia in quel caso è maggiore. E l'attività massima la esprime contro le larve giovani di prima e seconda età per ingestione. Quindi le larve ingerendo il prodotto che in sistemia è entrato all'interno della drupa, dell'oliva, muoiono facilmente. Un po' più difficile per le larve di terza età e per le pupe che saranno più presenti in maniera più profonda all'interno dell'oliva, quindi riceveranno meno principio attivo, e per cui è importante seguire delle soglie di intervento, abbiamo visto appunto basate sul monitoraggio, che sono leggermente più basse rispetto a come eravamo abituati gli altri anni. Già con un 2-3% di presenza di larve sviluppate bisogna agire, perché altrimenti la situazione diventa più difficile. Con un 5% di soglia di intervento, se le larve presenti sono più giovani o se sono presenti solo le uova, quindi sono più suscettibili, siamo ancora più in tempo facciamo in tempo a trattarle come si deve, mentre per le olive da mensa la soglia già dell'1% è sufficiente per trattare. Volevo mostrarvi questa prova, la reputo interessante soprattutto per il periodo delle applicazioni. Come potete vedere sono state svolte due applicazioni a ottobre dell'anno scorso. Il testimone in questo caso aveva un 16,5% di frutti colpiti. Eravamo a Barletta su cultivar Coratina. Come potete vedere il confronto è con imidacloprid e dimetoato, quindi le due molecole più diffuse contro questo insetto in passato. Possiamo vedere che il livello di efficacia è assolutamente comparabile, ma la cosa interessante da farvi notare appunto rispetto alle date è che sia l'imidacloprid che il dimetoato avrebbero creato problemi da un punto di vista di intervallo di sicurezza, mentre il Kestrel con solo 7 giorni è facilmente gestibile vicino alla raccolta. Caimosorbi è invece il nostro insetticida a base di lambda cialotrina con tecnologia Sorbi, sotto forma di granuli emulsionabili idrodispersibili, registrato sia su tignola che su mosca e anche su cocciniglia, e con un periodo di carenza di 14 giorni. In questo caso l'efficacia del Caimosorbi si esplica principalmente sugli adulti per contatto, quindi può essere utile per abbattere delle popolazioni di mosca particolarmente numerose, in cui abbiamo soprattutto adulti e poche larve, poche uova sulle drupe. Oppure può essere impiegato nel caso in cui i due interventi con Kestrel sono già stati utilizzati durante il resto dell'anno
e si vuole avere appunto un effetto abbattente subito prima della raccolta, in questo caso fino a 2 settimane prima della raccolta. Ricordo soltanto sulla formulazione che Chemosorbi appunto ha questa formulazione particolare che ha la praticità di un VGE, e quindi pratico da usare come un granulare, ma una volta sciolto in acqua esplica un'efficacia totalmente assimilabile a un concentrato emulsionabile. Quindi abbiamo l'efficacia di un prodotto liquido in un microgranulo. Quindi questa sicuramente ci garantisce poi di avere un'ottima efficacia contro gli adulti di mosca. Questa è la strategia quindi completa. Oggi siamo in questa fase qui, chiaramente per chi non avesse usato Kestrel nel resto della stagione ha 2 trattamenti a ridosso della raccolta che possono rivelarsi molto utili visto l'andamento stagionale, e a breve appunto ci apprestiamo alla raccolta. Io in questa foto stavo raccogliendo in maniera abbastanza amatoriale le olive, le stavo raccogliendo a mano, quindi stavo facendo particolare attenzione per quanto riuscissi. E adesso i sistemi di raccolta agevolata e meccanizzata sono sempre più diffusi, per cui diventa importantissimo, dopo la raccolta delle olive, continuare a preservare la salute della pianta. Per questo motivo oggi appunto abbiamo diviso in 2 questo webinar, proprio perché riteniamo importante ricordare anche cosa avviene dopo la raccolta, e per questo motivo abbiamo invitato il nostro esperto di campo, il dottor Marco Miarini, a cui adesso lascio la parola. Marco, eccolo. Perfetto. Presenterò adesso l'altra parte dell'intervento, appunto. Eccoci. Bene, mi sentite? Ecco, è andato via l'audio, ora penso mi sentite. Quindi, dopo la raccolta, cosa possiamo fare? Beh, chiaramente quello che noi dobbiamo pensare è quello di preservare quella che è la salute della nostra pianta. Quale può essere l'intervento più, diciamo, invasivo? Beh, sicuramente qui vediamo alcune immagini. Dopo la raccolta possiamo andare incontro a quelle che sono delle microferite date da questi organi. Vediamo qui un agevolatore a pettine, piuttosto che anche i pettini di più grandi dimensioni attaccati alle macchine, proprio alle trattrici, per non parlare poi degli scottitori di tronco e di branche, no? Di fatto tutti questi interventi apportano nella pianta dei problemi da un punto di vista fitosanitario. Quale può essere il primo problema a cui andiamo incontro? È chiaramente la rogna dell'olivo. La rogna dell'olivo non ha bisogno di presentazioni, perché anche per i meno esperti si riesce a riconoscere in maniera facile. Sono queste, diciamo, escrescenze che vengono nei rametti piuttosto che nei giovani germogli. E che cosa è? È una malattia di origine batterica, quindi si insedia sulle ferite, queste che facciamo noi con gli attrezzi per raccogliere le olive, e soprattutto si propaga anche in seguito a degli eventi meteorici tipo le grandinate e soprattutto anche le gelate. La difesa per quanto riguarda questa batteriosi è sostanzialmente di tipo preventivo. Con cosa? Ecco, noi consigliamo di intervenire con dei prodotti. Vediamo qui i nostri prodotti a base di solfato di rame tribasico, che sono tribase e cuproxat. Qual è la loro particolarità? Il solfato di rame aiuta sicuramente a prevenire e quindi a disinfettare quelle che sono le ferite causate dai patogeni piuttosto che da questa azione meccanica di stregamento dei pettini. Sappiamo benissimo che il rame da solfato tribasico è apprezzato per non solo in olivicoltura ma anche in viticoltura, ad esempio, per la sua prontezza di azione, ma anche per la sua persistenza.
In una coltura come l'olivo dobbiamo andare incontro a dei prodotti che ci permettono di avere anche una persistenza. Quindi attraverso il solfato di grammetri basico troviamo un valido aiuto per bonificare tutta la chioma dell'olivo in seguito a questi danni, diciamo, da raccolta. Guardate bene, bisognerebbe, come spesso dico agli olivicoltori che magari vado a trovare anche a casa, bisognerebbe cominciare a ripensare la coltura dell'olivo come una coltura da accudire, non solo di prendere, raccogliere le olive e poi dimenticarcene, perché se noi abbiamo in mente una coltivazione razionale, se la portiamo avanti, tutti gli anni potremmo avere il nostro frutto e evitare anche quella che è l'alternanza. Prevenire già da subito il discorso della rogna dell'olivo ci può aiutare per la fruttificazione l'anno successivo. Non solo, il tribase o cuprox, quindi il nostro rame da solfato tribasico, alla dose di 3-4 litri a ettaro, o comunque riportata in volume ettolitro a 250-300 ml a ettolitro, ci può dare una grande mano per quanto riguarda l'occhio di pavone. L'occhio di pavone, questa malattia causata da questo fungo frigidofilo, si sviluppa nel mese di maggio, aprile-maggio, ma anche poi dalla fase settembre-ottobre, quindi quando andiamo incontro a una temperatura più bassa rispetto all'estate, ma soprattutto quando c'è umidità. E qui il rame previene quello che è l'insorgenza dell'occhio di pavone. Qui abbiamo fatto anche un riferimento, nei casi in cui ci sia un attacco forte dell'occhio di pavone, potremmo anche pensare di fare dei trattamenti con la dodina. Abbiamo l'Efuzin, che è il nostro prodotto, corrisponde un trattamento, il dosaggio è 2,25 litri di prodotto, circa 900 grammi di dodina in 1000 litri. Quindi è, diciamo, un intervento che anche in questa fase si può considerare. Ma la doppia azione del rame, in questo caso per l'occhio di pavone e per la rogna, è sicuramente la soluzione più a buon mercato, tra l'altro, che la maggior parte degli agricoltori può fare. In questa slide vediamo questa bella foto che ha scattato l'amico Ignazio, tra l'altro si parla delle colline, le dolci colline toscane, vedete, con i bei olivi, ma il titolo è La nutrizione autunnale. Spesso noi non pensiamo alla nutrizione in questo periodo, anzi non pensiamo mai. Quella di oggi vuole essere, diciamo, un invito per gli olivicoltori a riconsiderare questa pratica, perché di fatto dopo la raccolta l'olivo avvia tutta una serie di attività metaboliche che sono volte, come vedete qua, a reintegrare le sostanze nutritive impiegate, a completare, e questo è molto importante, la lignificazione dei tessuti e a portare a termine anche la differenziazione delle gemme. Quindi, diciamo, svolge dei ruoli importanti in questa fase, in post raccolta, prima di andare incontro alla quiescenza invernale. Quale può essere lo scopo di un trattamento post raccolta attraverso dei prodotti nutrizionali? Beh, possiamo irrobustire i tessuti in vista del freddo invernale, possiamo favorire appunto il completamento delle strutture stesse della gemma e promuovere la maturazione dei tessuti in maniera tale che possano andare incontro ai rigori invernali già ben lignificati e diciamo una buona resistenza meccanica. Ma soprattutto, se noi andiamo ad accumulare sostanze nutritive all'interno dei tessuti, migliore sarà il risveglio vegetativo in primavera. E quindi potremo già sperare di avere una pianta che prontamente riparta e che soprattutto riesca a fruttificare al meglio, perché questo è il nostro obiettivo principale, pianta sana ed equilibrata. Ecco, insieme ai prodotti rameici, dei buoni alleati possono essere quindi questi prodotti che presentiamo. Il Siapton 10L e l'Umozon sono dei prodotti, hanno, diciamo, due diversi nomi, ma rappresentano lo stesso prodotto, è un epitelio animale idrolizzato. E poi abbiamo il Maniplex Multimix. E vediamo come ci possono aiutare in questa fase questi prodotti. Beh, partendo da Siapton Umozon, vedete, è un prodotto con azione biostimolante, ammesso in agricoltura biologica, come di fatto sono ammessi i formulati rameici che vi abbiamo presentato. Quindi questo prodotto, con un tenore di azoto, vedete, basso, 8,7, e un carbonio pari a 25,
applicato alla dose di 300-400 ml al ettolitro su olivo, quindi una dose diciamo che perfettamente possiamo far combaciare con quella del rame, no? Perché va 250-350 ml a quintale, cosa ha di particolare? L'azoto che vedete, gli 8,7, sono dati dagli aminoacidi. La forza di questo prodotto ad azione biostimolante è proprio la composizione aminoacidica. Guardate, nel mercato trovate diversi biostimolanti che appunto diverse società anche commercializzano. Quello che bisognerebbe andare a analizzare in questi prodotti è lo spettro aminoacidico e soprattutto il rapporto che hanno tra la prolina, e la glicina. Questo formulato ha un rapporto ottimale e quindi questo gli permette di raggiungere il massimo equilibrio vegetativo anche in condizioni di stress. Ma cosa fa la prolina? La prolina è anche un altro aminoacido, l'idrossiprolina, di cui ripeto è particolarmente ricco questo prodotto. La prolina e l'idrossiprolina sono degli aminoacidi che la pianta stessa produce quando è in condizioni di stress. Quindi se noi riusciamo, gli stress abiotici, no, quindi in questo caso anche il freddo, danni da gelo, la pianta per poter ripartire produce prolina. Se noi diamo prolina pronta alla pianta, sicuramente si irrobustisce ancor prima dell'arrivo di questo agente negativo abiotico, quindi diciamo aiutiamo la pianta a reagire meglio, a irrobustirsi. Quindi questo effetto biostimolante non è assolutamente secondario, se pensiamo alla maggiore resistenza meccanica che possono avere i tessuti in questa fase che si va incontro all'inverno. Insomma. Soprattutto un altro aspetto. L'utilizzo continuativo negli anni equilibra la pianta, migliorando anche la capacità legante e la resistenza agli stress. Una cosa fondamentale del Siapton Humoson è che riesce a veicolare in maniera migliore quello che è il rame e quindi questo rame viene fissato ancora maggiormente nei tessuti. Ha anche un effetto bagnante, quindi il rame, essendo un prodotto di contatto, amplificata diciamo la sua distribuzione grazie al Siapton Humoson, ha sicuramente un'efficacia maggiore e soprattutto anche una persistenza maggiore. Andiamo incontro alle piogge, ma se il rame è fissato meglio alla pianta grazie a Siapton, gli ioni rame riescono anche ad avere diciamo un'azione anche più interna nei tessuti grazie a Siapton Humoson riusciamo ad avere un equilibrio perfetto da un punto di vista di nutrizione e difesa. L'altro prodotto di cui vogliamo parlare è il Maniplex Multimix. Che cos'è la linea Maniplex? Ormai Sumitomo e Siapa la commercializzano da anni, ma sono dei prodotti che hanno come particolarità l'unione di microelementi a quello che è il mannitolo. Il mannitolo è uno zucchero polialcole che comunque anche le piante stesse sintetizzano e che entra in circolazione sia per via xilematica che floematica. La filosofia di questi prodotti è che accompagnano, grazie al mannitolo, i microelementi nei punti della pianta dove c'è bisogno, quindi riescono a raggiungere i punti più, diciamo, anche lontani che altri prodotti che magari hanno solo traslocazione floematica non riescono a raggiungere. Quali sono le caratteristiche? Hanno un ridotto diametro, quindi un basso peso molecolare che aumenta appunto la penetrazione e il movimento. Hanno anche un'azione surfattante e umettante, quindi aumentano il tempo di assorbimento, l'uniformità di copertura e, come vi ho detto, l'erogazione induttiva sia nel floema che nello xilema. Quindi, essendo percepiti dalla pianta come dei veri e propri elaborati suoi, entrano facilmente, quindi come un effetto, diciamo, veicolante importante. Allora, cosa è importante in questa fase per la pianta dal punto di vista dei microelementi? Ecco, questo prodotto, il Maniplex Multimix, ci può dare veramente una grande mano, perché lui contiene ferro, manganese e zinco. Quindi vedete che il titolo 222, la dose di applicazione è 200-300 ml ettolitro. Va bene, questi prodotti possono essere utilizzati anche in miscela senza particolari problemi. Ma il ferro cosa fa? Sostanzialmente è un costituente dei citocromi, è coinvolto in processi come la fotosintesi, la respirazione, la riduzione dei nitrati e dei solfati. In questa fase qui ci permette di tenere alto il livello di fotosintesi in maniera tale da accumulare più fotosintetati che servano per
il riposo invernale, vengono accumulati e successivamente in primavera arriviamo a dei livelli ottimali per la ripartenza. Manganese favorisce l'attività enzimatica, sostiene le funzioni energetiche, migliora il metabolismo anche azotato nella pianta, ma soprattutto catalizza i processi di formazione della clorofilla, delle proteine e della vitamina C. Quindi ferro e manganese insieme riescono ad ottimizzare quella che è la fotosintesi in questa fase, diciamo, finale, quando anche il fotoperiodo stesso diminuisce e quindi le ore di luce giornaliere diminuiscono. Lo zinco, altro componente importante di questo prodotto, cosa fa? Assicura lo sviluppo delle gemme e delle foglie. In quest'ultima fase irrobustisce anche i tessuti, conferendo quello che è una caratteristica, diciamo, di appunto robustezza contro il gelo invernale, quindi favorisce anche questo aumento di resistenza della pianta ai patogeni. Un'altra considerazione da fare è che il Maniplex Multimix, grazie al mannitolo a cui sono collegati questi microelementi, riesce ad aumentare la concentrazione salina all'interno delle cellule. Beh, è un ragionamento semplice: aumentando la concentrazione salina all'interno delle cellule vegetali diminuiamo di riflesso quello che è il contenuto di acqua e anche il punto di congelamento si abbassa, perché abbiamo meno acqua all'interno dei tessuti. Quindi un altro motivo che ci può spingere a considerare questo trattamento, oltre alla nutrizione, oltre all'effetto biostimolante, è anche questo di concentrare maggiormente le sostanze, in questo caso i microelementi, all'interno della cellula, abbassando il contenuto di acqua all'interno delle cellule vegetali e di riflesso abbassando il punto di congelamento della pianta stessa. Risultato: maggiore resistenza al freddo. Quindi tutto questo per dire cosa? Perché la nutrizione deve andare di pari passo, può andare di pari passo con quella che è la difesa. Vedete, qui abbiamo considerato il calendario. Ora insieme al collega, magari Ignazio, possiamo tranquillamente diciamo riprendere il discorso dalla parte, diciamo, della aprile-maggio, lo vedete nella parte finale, e quindi l'utilizzo del boro piuttosto che i trattamenti per la difesa della mosca. Ecco, Ignazio, non so, lascio a te la parola su questa ultima slide, molto volentieri, quindi ti lascio il compito di concludere quello che è il nostro breve intervento. Vai. Grazie Marco, grazie mille per la tua chiarezza e per la tua conoscenza che hai condiviso con noi oggi. Sì, in questa slide abbiamo un po' rivoluzionato il ciclo fisiologico della pianta. Di solito si inizia dalla ripresa vegetativa, fioritura, si va fino alla raccolta. Adesso l'abbiamo, diciamo, fatto iniziare dalla raccolta, partendo dal punto di vista di questo periodo in cui siamo adesso, per vedere appunto cosa ci aspetta in avanti. Possiamo ricordare appunto, oltre ai trattamenti nutrizionali che ha menzionato giustamente Marco, l'importante ruolo del boro nelle fasi di fioritura e allegagione, quindi poi in primavera sarà importantissimo, appunto con la stessa filosofia del mannitolo presente nel Multimix, anche il Maniplex Boro garantisce la migliore diciamo così, disponibilità di boro per la pianta con questo prodotto. È importante ricordare anche l'applicazione delle trappole, che appunto cadrà più o meno verso la fine di maggio, i primi di giugno, a seconda dei servizi fitosanitari che, diciamo, loro consigliano quando posizionare le trappole, però di solito capita in quel periodo lì. Vi ringraziamo appunto per averci seguito, avete fatto un sacco di domande. Ecco qua, allora, sul Kestrel ci chiedono se è miscibile con tutti i prodotti ramici o su cloruri idrossidi e bordolese. Posso rispondere io che Kestrel è assolutamente miscibile, quindi non ci sono problemi né di miscibilità fisica né di miscibilità, diciamo così, dal punto di vista poi dell'effetto sulla pianta, quindi assolutamente nessun problema. Ci chiedono se Kessel può essere utilizzato in agricoltura biologica. No, è un prodotto sintetico, quindi
purtroppo non è utilizzare bene l'agricoltura biologica. E poi ci chiedono Cuproxate Tribase quanti trattamenti si possono fare l'anno. Da etichetta sono due, quindi due trattamenti, e comunque c'è il vincolo, sapete, della quantità di rame applicabile su ettaro, anche per questo prodotto. Comunque due trattamenti non è come nella vite, non è il caso della vite, per cui si rischia di sforare il quantitativo massimo ammesso. Sì, i prodotti che ho consigliato li dobbiamo dare subito dopo la raccolta o è meglio verso fine novembre? Diciamo subito dopo la raccolta, quindi considerando il periodo di raccolta che parte a seconda delle zone, diciamo così, dalla metà di ottobre in poi, si protrae in alcune zone anche a tutto novembre. Diciamo, una volta che abbiamo finito la raccolta, possiamo tranquillamente distribuirli. Questo perché? Perché, come dicevo, subito dopo la raccolta la pianta entra, e quindi diciamo già a partire da fine ottobre, primi di novembre, la pianta continua a sintetizzare delle sostanze che servono per anche la ripresa vegetativa, quindi non dobbiamo aspettare troppo per poter fare questo trattamento. Uno, per il discorso che accumula le sostanze ancora quando la pianta è attiva. Due, perché dopo la raccolta abbiamo tutte queste ferite aperte, diciamo così, chi fa la raccolta agevolata piuttosto che meccanica, ma anche, guardate, chi la fa a mano, comunque dei rametti si rompono e comunque degli spiegamenti ci sono, la rogna, che è una batteriosi, può tranquillamente entrare su tutte queste ferite. Quindi di fatto subito con la raccolta è consigliabile intervenire per evitare che il batterio possa penetrare. Il rame in questo caso è un forte contrasto, quindi sia dal punto di vista nutrizionale ma anche della difesa. Intervenire sicuramente appena avete finito di raccogliere. Grazie. Poi ci chiedono se Umozon, quindi anche se Upton, ricordiamo è lo stesso prodotto nei due marchi, uno per Siapa, l'altro per Sumitomo, chiedono se si possono somministrare insieme a prodotti adesivanti, con altri prodotti e con adesivanti. Sì, diciamo non ci sono particolari controindicazioni, tenete conto che se dovete utilizzare, quindi, prodotti, in questo caso sull'olivo parliamo di rameici sostanzialmente piuttosto che alcuni insetticidi, non ci sono problemi. Con adesivanti potete anche evitare, diciamo, di distribuirlo, ma proprio perché sia Upton, Umozon hanno questa funzione anche bagnante, quindi adesivante. Tenete conto che in altre colture si possono utilizzare questi prodotti proprio con una funzionalità di questo genere, proprio come bagnante adesivante. Quindi la domanda, sì, si possono miscelare, però potete risparmiare tranquillamente un prodotto. Spesso gli adesivanti sono anche dei prodotti di sintesi, quindi in questo caso avreste un prodotto bagnante adesivante con funzione bagnante adesivante, ma che è ammesso anche in agricoltura biologica, quindi diciamo ha un profilo molto più basso di impatto. Perfetto, ci chiedono quindi se è possibile miscelarlo con rame. Rispondo appunto che, come ha detto Marco, sono miscibili. L'unica cosa, ci tenevo un attimo a puntualizzarla, nel caso dell'olivo l'effetto che fa il rame, che penetra meglio all'interno della pianta grazie all'aiuto di Umozon e di Sea Upton, potrebbe essere invece un problema in altre piante, si potrebbero avere problemi di fitotossicità, quindi attenzione a fare la miscela di Umozon e Sea Upton con il rame su altre colture, verificare se prima, perché... Giusto, Ignazio, se posso aggiungere qualcosa, anche la spiegazione di perché. Il rame di per sé ha un'azione fitotossica sempre sulla pianta, se noi pensiamo alle piantine allevate in serra, uno dei modi per poter tenere a bada la vegetazione è quello di fare un trattamento con rame. Mi vengono in mente pomodori in serra, quando ancora non siamo pronti al trapianto, con il rame riduciamo l'attività vegetativa perché magari fuori piove non riusciamo a trattare. Quindi il rame di per sé ha un'attività di questo genere nella vegetazione. Cosa succede? Nell'olivo la foglia è cerosa e quindi non ha questa fitotossicità marcata perché riesce ad assimilarlo bene, anche se alcuni rami riescano a penetrare non ci sono problemi. In altre foglie diverse dove viene meno questa presenza della cera così marcata, ad esempio la vite,
ad alti dosaggi, ai dosaggi di 3-4 litri a ettaro, potrebbe esserci dei problemi, no? Per quanto riguarda questo, come dicevi te, Ignazio. E quindi magari se uno le va a applicare, fare delle prove, fare attenzione, ma noi consigliamo comunque la coltura principe per questo prodotto a quei dosaggi, sicuramente l'olivo. Sì. Okay. Perfetto. Ci chiedono, nel momento di concimazione autunnale, come si comporta uno zolino in presenza di piogge, in caso di piogge? Benissimo, è una buona domanda. Chiaramente, mentre l'altra parte nutrizionale, il Manniplex, ha questo mannitolo che veicola e quindi riesce a, diciamo, portare, entrare in circolo sia per via xilematica che floematica, qui siamo in presenza di un prodotto diverso. Prodotto diverso, ma che comunque, siccome vi descrivevo la propria azione adesivante e bagnante, garantisce una buona, diciamo, persistenza, viene assorbito dalla pianta. E qui ritorna al discorso eventualmente di, in alcune piante con la foglia, diciamo, abbastanza non cerosa come quella dell'olivo, scusate, ritorna al discorso di non eccedere con il rame, perché appunto riesce a penetrare dentro. Quindi in presenza di pioggia non viene rilavato, anzi, questo prodotto riesce a fissare meglio quello che è, in questo caso, il prodotto di copertura, il rame. Okay, quindi nessun problema nel periodo autunnale, va più che bene, anzi è una garanzia ulteriore di avere gli ionirami attivi all'interno della nostra vegetazione. Poi ci chiede Giuseppe, se vuoi Marco, questa posso rispondere io. Sì. Cosa ne pensiamo dell'utilizzo di alghe insieme agli aminoacidi per via fogliare post raccolta? Adesso poi chiedo anche chiaramente la tua opinione, Marco. Secondo me è un po' ridondante mettere sia l'azione più stimolante delle alghe insieme a quelle degli aminoacidi, in quanto abbiamo già appunto l'elemento, l'aminoacido principe, che è la prolina, già presente in quantità più sufficiente nel Seafton, Umozon, quindi secondo me non vedo l'utilità di miscelarli assieme, ecco. Seafton assolve, io sono d'accordo con te, Seafton, Umozon assolvono a quelle che sono le funzioni di nutrizione, questa azione biostimolante, grazie a questo spettro aminoacidico particolarmente positivo per la presenza della prolina. Quindi, come dici te, non c'è bisogno di andare a caricare ulteriormente il trattamento. Poi forse con l'ultima slide si è creato un malinteso, ci chiedono se Seafton e Manniplex devono essere usati insieme oppure bisogna scegliere uno o l'altro. Ah, ecco, sì, scusate, questo magari... questa è l'ultima slide, non era chiaro. No, chiaramente noi abbiamo parlato di questi prodotti in miscela, quindi il trattamento completo, perché il rame insieme a Seafton, Umozon per il trattamento, diciamo, con azione biostimolante, forte presenza di prolina che favorisce questa resistenza della pianta, questa risposta agli stress abiotici. In più, in miscela, possiamo aggiungere il Manniplex Multimix, perché in questo caso, oltre all'azione biostimolante della prolina e quindi di innalzamento di quelle che sono le difese anche meccaniche proprio della pianta, le difese, i tessuti che si robustiscono, eccetera, possiamo avere anche la nutrizione che va a collocarsi sulle cellule vegetali, come dicevo, i microelementi, innalzando quello che è il livello della concentrazione salina delle cellule. Quindi in miscela possono andare tranquillamente, stiamo parlando appunto di olivo, quindi la foglia dell'olivo è una foglia abbastanza tosta, che quindi riesce ad assorbire bene anche queste formulazioni. Perfetto. Ci chiedono inoltre se eventualmente Manniplex può essere miscelato con altre forme di rame, come la poltiglia bordolese. Non ci sono particolari controindicazioni, appunto perché la Manniplex ha questa buona diciamo capacità di assorbimento, quindi non ha controindicazioni con i formulati che sono comunque formulati di copertura. A volte con le poltiglie si trovano le etichette non micilabile con poltiglia bordolese, ma ricordiamo che le poltiglie che utilizziamo ora sono sostanzialmente delle poltiglie neutre, no? E quindi il problema si può verificare nel caso di poltiglie che hanno un pH diverso, che quindi sono piuttosto acide che basiche, ma con le poltiglie che normalmente troviamo in commercio, quelle che commercializziamo anche noi, hanno una reazione neutra e non abbiamo delle controindicazioni.
Riprendiamo poi con le domande. Ci chiedono se sia autonomo zone contengono sostanze batteriostatiche che possono interferire con prodotti con prodotti ad azione a base di microelementi. No, assolutamente, cioè, non contengono prodotti batteriostatici, è una miscela di aminoacidi sostanzialmente, questo è rappresentato anche dal contenuto di azoto pari all'8,7%, quindi no, non hanno un'azione batteriostatica, quella è deputata al rame, hanno un'azione biostimolante, infatti è un prodotto appunto ad azione biostimolante, come rientra nella categoria dei nutrizionali, quindi dei concimi, in questo caso concimi fogliari, assolutamente no, non hanno controindicazioni con l'impiego anche con altre tipologie di fitosanitari a base, vedo quindi, di funghi o batteri vivi. Non ci sono controindicazioni. Può aumentare la bagnabilità in questo caso del trattamento e quindi può aumentare anche l'adesività di questa formula della distribuzione, scusate, del trattamento. Può migliorare l'efficacia in questo caso. Poi, tornando sul Kestrel, chiedono se il prodotto ha problemi di lavamento, perché appunto per settimana prossima nella zona di Gerardo, che ci ha scritto, prevedono pioggia, quindi ci chiedono se il trattamento con Kessler eventualmente verrebbe dilavato. Qua io mi sentirei di rassicurare, Kessler ha una formulazione molto avanzata, la penetrazione è molto rapida, chiaramente bisogna trattare durante la pioggia, però già dopo un paio d'ore il prodotto comincia a penetrare attivamente all'interno dei tessuti e quindi fa la sua efficacia poi sulle larve. Chiaramente la parte esterna sugli adulti può avere un'efficacia minore, perché chiaramente sulla parte esterna può essere minore il residuo di prodotto, però abbiamo comunque l'efficacia sulle larve, che direi che vicino alla raccolta è quella più importante. Teniamo inoltre conto che è un prodotto ad azione, diciamo, citotropica e in parte sistemica, quindi chiaramente il dilavamento è minimo se non nullo. Una volta, dopo due ore, il prodotto è entrato, penetra all'interno dei tessuti della drupa, lì rimane ed esplica la sua azione, come diceva Ignazio. Quindi partiamo in un giorno che siamo abbastanza tranquilli, che almeno mezza giornata non piova, e andiamo sul sicuro, assolutamente. Poi ci chiedono se i prodotti di cui abbiamo parlato possono essere applicati con normali atomizzatori o bisogna fare delle modifiche, soprattutto in vista della presenza di mannitolo. No, assolutamente, non ci sono controindicazioni. Il mannitolo, appunto, questa formulazione del Manniplex Multimix, nello specifico, non ha assolutamente problemi di distribuzione con gli atomizzatori. Tenete conto che tutto ciò che vi abbiamo, diciamo, raccontato è ampiamente comprovato da anni di trattamenti, quindi non è niente né di nuovo né di assolutamente azzardato. Quindi le macchine per la distribuzione vanno bene tutte, non ci sono controindicazioni, consigliamo sempre una buona bagnabilità, perché non tanto per il Kestrel, che può avere anche un minimo, diciamo, di movimento all'interno della vegetazione, della drupa specialmente, però consigliamo una buona bagnatura per quanto riguarda la parte rameica, no? È vero che si attuano humozon, riducono la tensione superficiale della goccia e quindi favoriscono la copertura intera della superficie fogliare piuttosto che della drupa da parte del liquido, però ecco, cerchiamo di bagnare bene, quindi anche con un atomizzatore dare un volume d'acqua adeguato, insomma, per coprire al massimo la vegetazione. Sempre sull'applicazione ci chiedono se è meglio acidificare l'acqua di questa eventuale miscela. Diciamo che in generale l'acidificazione dell'acqua per le miscele può essere sempre favorevole. Questo dipende da cosa? Dipende dall'acqua di partenza. Per esempio, qua nel centro Italia ci sono zone che l'acqua è tendenzialmente calcarea, quindi consiglio a tutti, specie in presenza, diciamo, di formulati rameici, di andare a acidificare leggermente l'acqua. Su olivo è un discorso, diciamo, che può avere meno impatto rispetto ad altre colture, no? Tipo la vite, però chiaramente può essere un consiglio da dare, insomma, specialmente in certe zone con acqua particolarmente calcarea.
Poi se voi questa posso rispondere io, ci chiedono se su occhio di, in caso di occhio di pavone molto grave la dodina può essere miscelata con Humazon ed eventualmente tribase. L'unica accortezza, ecco, la dodina è una molecola un po' particolare, ecco, soprattutto da un punto di vista fisico può creare qualche problema di miscela, quindi forse è meglio separare i trattamenti ed essere più Concordo. sicuri. Essere più sicuri così. Quindi potete fare la dodina e poi Humazon con tribasa assieme. Quello che magari si può dire per la dodina a differenza del rame, scusa Ignazio se mi introduco, Vai, vai. se, la dodina a differenza del rame ha un effetto stoppante, nel senso che se già il fungo è presente con il rame, ricordiamo l'uso esclusivamente preventivo. Cioè lo scopo esclusivamente preventivo nel trattamento rameico su occhio di pavone. Se invece abbiamo trattamento con dodina, ecco, può avere un effetto bloccante sullo sviluppo, quindi foglie che comunque già manifestano iniziali sintomi non vanno incontro a diciamo un peggioramento e soprattutto non vanno incontro all'ingiallimento e alla filoptosi. Quindi non a caso l'abbiamo consigliata per trattamenti, diciamo, in casi estremi, di forti attacchi, perché così riusciamo a bloccarli. Mi chiedono se la molecola di ferro è chelata all'interno immagino del maniplex ferro. Vuoi tornare tu, Marco? Sì, no, diciamo, qui non c'è bisogno del ferro chelato perché è una formulazione, diciamo, che deve rendere disponibile il ferro. È vero che il ferro chelato ha questa, diciamo, particolarità che preserva quello che è il catione ferro fino all'arrivo nella vegetazione, ma qui abbiamo il mannitolo che serve, diciamo, da trasporto, quindi sicuramente questo che fa la differenza rispetto agli altri prodotti a base, diciamo, nutrizionali a base di ferro, ecco. Esatto, sì, possiamo dire, diciamo, tra virgolette, che il mannitolo funge da chelante, se vogliamo, quindi l'agente chelante non è l'EDTA o gli altri agenti chelanti, ma in questo caso è il mannitolo che funge da agente chelante. Grazie ancora per la partecipazione, una buona serata a tutti e soprattutto una buona raccolta di olive per questa campagna. Grazie a Arrivederci. tutti e grazie, vero, i complimenti che ci avete fatto, grazie a Marco, grazie a Graziano, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie veramente, per noi è un piacere condividere queste nostre esperienze. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci. Thank you.